Ballando con le stelle. Simona Ventura in lacrime. Purtroppo mia figlia Caterina è. Benvenuti nel nostro canale. Prima di iniziare il video ti ricordiamo di iscriverti, lasciare un like e attivare la campanella per non perderti tutti i prossimi aggiornamenti. Nel corso dell'ultima puntata di Ballando con le stelle, la conduttrice Milly Carlucci ha dato spazio alle emozionanti rivelazioni di Simona Ventura sulla sua vita familiare. L'attenzione si è concentrata su Caterina, la terza figlia di Simona, nata da una parente in difficoltà. Simona Ventura, visibilmente commossa, ha condiviso la sua storia. Caterina è il mio terzo gioiello. È la figlia di una mia parente in difficoltà. Ha raccontato di come sia venuta a conoscenza della nascita di Caterina e della decisione di affidarla. Mi chiama mia madre e dice: è nata Caterina, però l'hanno portata in una casa famiglia. L'adozione era molto difficile, ma ho chiesto l'affido di Caterina. Il giudice mi chiese perché volessi quella bambina. Voglio questa bambina perché ha bisogno di noi ora. Ho risposto io. Devo ringraziare i suoi genitori. Altrimenti non l'avrei mai avuta. Simona ha svelato un toccante aneddoto che evidenzia la speciale connessione tra lei e Caterina. A 4 anni venne da me e disse: mamma, ma io non ho una mamma. Io le ho detto: perché dici che non hai una mamma? Lei mi ha risposto: mi hanno detto che non ho una mamma, che tu non sei la mia mamma. Tu sei una bambina molto fortunata perché hai due mamme, le ho detto io. Ha portato una pace incredibile nella mia vita. Una storia di amore e adozione che ha commosso il pubblico di Ballando con le stelle. Lascia un commento alla fine del video e seguici per non perdere i prossimi aggiornamenti. Grazie per averci seguito. A presto con un nuovo video.